Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. In primo piano ancora la pandemia, per la quarta settimana consecutiva in diminuzione l'incidenza dei contagi da coronavirus negli under 19 in età scolastica. Da oggi è possibile aderire alla campagna vaccinale con il Novavax, il vaccino che dovrebbe provare a convincere anche gli scettici. Team folla in piazza, i lavoratori mandano un messaggio all'azienda, no allo spezzatino, da Draghi silenzio assordante, coinvolti 3.000 dipendenti in Piemonte e altrettanti nell'indotto. Chiarezza prima del piano industriale, il governo intervenga, chiedono i manifestanti. Economia, buone notizie per Stellantis, che ha chiuso con risultati record il suo primo anno. L'utile netto è quasi triplicato, pari al 13,4 miliardi di euro su base pro forma, mentre i ricavi netti ammontano a 152 miliardi di euro, in aumento del 14%. La cronaca, una donna di 46 anni è stata arrestata a Rivoli con l'accusa di tentato omicidio. Nella tarda serata di ieri ha chiamato l'ex fidanzato chiedendole di portare a casa la spesa, adducendo motivi di salute, poi lo ha coltellato alla schiena. Lui è riuscito a sottrarsi, pare che al momento dell'aggressione la donna fosse sotto effetto di droghe. Una distesa di sabbia è stato quasi completamente cancellato dalla siccità il lago di Ceresole Reale. L'ultima nevicata sul parco del Gran Paradiso risale all'8 dicembre. Nell'invaso artificiale resiste solo un rigagnolo a ridosso della diga. Il calcio, pareggio della Juve in Champions League, finisce 1-1 in Spagna con il Villarreal. Bianconeri in vantaggio con Vlahovic, per lui gol al debutto dopo soli 32 secondi. Il ritorno a Torino il 16 marzo. Chiudiamo con la musica. Renzo Arbore in tour, rinviata all'autunno la tappa torinese, è stata cancellata la data del 1 marzo al Teatro Alfieri. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.